qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4. Ce l'avevamo lasciati qua, siamo nei panni di Nathan piccolo. Perché? Perché Nathan, diciamo, è, tra virgolette, chiaramente andato in coma. E quindi siamo tornati, diciamo, dentro la sua testa, dentro la sua mente, no? Diciamo nel suo passato, ecco. Siamo a Sam e stiamo riprendendo anche, per quanto riguarda la storia del passato, appunto il seguito di ciò che era successo barra che aveva detto Sam riguardo, se non sbaglio, alla loro mamma, ecco, ovvero che tipo una famiglia, una casa, insomma, se non sbaglio, aveva gli oggetti della loro madre, ecco. Quindi, se non sbaglio, è così. Quindi andiamo avanti. Allora, probabilmente lì c'è da salire. Perché, come sempre, mi sembra strano che te vai lì, apri la porta tranquillamente. Quindi, vediamo un po'. Proviamo a saltare tutte le parti. Ok, dammi la mano. Ok, dammi la mano, dove sei? Dov'è Sam? Eccoci qui, boia, non ti vedevo lì. Questa finestra aperta. Wow. Da brividi. Sì, tieni. Ne ho qui un'altra. Dunque, hai in mente una stanza in particolare? Ma prova a vedere se noti libri, diari. O anche qualunque tipo di documento scientifico. Qui non c'è niente. Niente. Di certo non saranno in questa soffitta. Gli scatoloni sono pieni di attrezzature da viaggio e campeggio. Quindi bisogna andare. Ma proprio lì. Sta botola. Scendiamo. Come pensi di trovarli? Gli appunti di nostra mamma. Sì, lo so, ma questo posto è così grande. È come cercare un lago in un pagliaio. Eccola, pelle bianca. Aio. Forse ne ho trovato uno. Davvero? No, non è della mamma. L'idea era giusta. Continuiamo a... Boh, sai tipo la beccano qualcuno, uno so, da qualche parte. Cucù, e voi? Schizzo, tipo
potrebbero prendere. Questa è la casa tua. Le scatole ti ricordano nulla? Tutti i posti in cui abbiamo vissuto. Esatto. Papà diceva sempre: perché disfarle? Tanto tra un mese traslocheremo di nuovo. Già. Il solito. È chiusa. Dai, proviamo insieme. Pronto? Spinge! 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 Vai. Che diavolo. Ma paura di. Sembra una specie di sarcofago. Sì. Guarda qua. Questo posto è pieno di sarcofagi. Sarcofagi. Sam, è autentico. Cos'è questo posto? Beh, andiamo a scoprirlo. Ah, questo è dell'antica Roma. Terzo, forse quarto secolo. Guardami, Nathan. Chi sono? Eh? Ma il dottor Livingstone, dai! Un figurino. Cavolo! Cosa non darei per un invito come questo? Questo l'ho appena letto. Sì? E com'è? È incredibile. Parla della prima donna occidentale che visitò Lhasa. Quindi dove andiamo? Eh? Se potessi andare ovunque nel mondo, tu sceglieresti? Ovunque? Ovunque. Beh, allora... vediamo... India. Sì, alla scoperta del Taj Mahal. Giro, giro, tondo. Unione Sovietica. Andiamo a Mosca. Potremmo avere qualche problemino a entrare. È il mio sogno vedere la Piazza Rossa. Basta, vai. Totem della fertilità. Wow, questo tavolo è grande come quelli della mensa all'orfanotrofio. Secondo me qui si mangiava meglio. Anche secondo me. Ci vuole poco. Caspita, qui dovevano organizzare delle feste da paura. Visti i soprammobili, i soldi per farlo non gli mancavano. Infatti. Ma sarà passato parecchio dall'ultimo ricevimento. Archi bugi. Chissà se funzionano. Ehi, Lawrence d'Arabia. Avrei voluto vedere il film, ma non ci sono mai riuscito. Boh, ma guarda che casa è questa via. È gigante. Un'armatura francese, direi. È chiusa. Le cose della mamma potrebbero essere in queste stanze. Quale? Quale stanza? Sono chiuse.
Cerca di non puntare troppo la luce verso le finestre. Sì, giusto. Ci porterà dritti in una di quelle stanze. Non ci... Ti... Cosa? È troppo stretto per me. Pensi di farcela? Stai scherzando? Pensi di farcela. Ok, va bene. Vediamo come ti arrivi. Sì, e devo rimanere così come uno scemo. È una Polaroid. Sì, fa vedere. Penso funzioni ancora. Dai, vieni. Fai un bel sorriso. Non perderlo. E quando è pronto? Quando è cotto? Ha fatto o no? Basta, oh. Sembra essere uno scemo. Ok, qua su. Via, vediamo un po' dove si va. Boh, chiusa. Chiusa, vero? Sì, verrebbe di sì. Torna più su. Bene. Ok, sono dentro. Vuoi aprire la porta? Aspetta. È chiusa anche da questo lato. Aspetta, forse c'è una chiave. Che tristezza, però. Eccoti. Buono, via la chiave. Allora, c'è una foto. Ma chi è? Ma chi sono? Cinesi. Non ho trovato diari. Pazienza, resta ancora una porta chiusa, dai. Forza. Sarà quella? Wow. Il paradiso dei diari. Dai, proviamo a cercare.
Sam. Trovato qualcosa? Sì, è lui. Del paradiso. Oh, Harry Avery. Cioè, è voluto da sua madre, quindi Harry Avery. Bene. Wow. Ma cosa hai trovato? Questo non lo ricordavo. Sì, neanch'io. Ma è... sì, è di certo la grafia della mamma. Mani in alto. Addio. Lentamente. Ehi, 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 quella non serve. Che cosa ha preso? Ehi, 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 la pistola su di me. Datemi il diario. Ok, va bene. Va bene. Mi spiace, Nathan. E adesso? Adesso. Aspettiamo. La polizia. Ma senta, perché andare incontro a dei grattacapi? Fermi. Solo per rovinare la vita di due ragazzi. Sarebbe... Non costringetemi a spararvi. Per favore, signora, nessuno si è fatto male, giusto? Bisogna affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Almeno lasci andare lui. L'ho portato per fargli vedere le cose di nostra madre. Tutto qui, lui non c'entra nulla. Cosa? Le ho detto che la colpa è solo mia. No. Vostra madre, hai detto? Sì, quel diario era di nostra mamma. Siete i figli di Cassandra Morgan? Salve. Mio Dio. Addio. Era moglie. Vi ho quasi sparato. Sì, a proposito, le spiacerebbe. Giustamente, si fa una bella sigarettina sopra, no? Conosceva mamma. Lavorava per me. Come credo avrete notato. Sono una specie di collezionista. Riduttiva come definizione. Quindi, mamma era la sua interprete? Vostra madre. Era la storica più in gamba che abbia mai conosciuto. Insieme avremmo realizzato grandi cose. Ma poi la sua malattia. Mi spiace. No, tutto ok. È passato molto tempo. Di tutte le sue scoperte, questa sarebbe stata la più illustre. Vuoi da valere, eh? Sta a vedere. Sei che parvi smagna. Conosco questo motto. È quello di Sir Francis Drake. Sì, latino e personaggi storici erano gli argomenti a cena. Eravamo una famiglia bizzarra. E ha mai parlato delle sue teorie riguardo Sir Francis Drake e i suoi eredi? Sir Francis Drake non ha avuto eredi. Già. Secondo la storia ufficiale, a vostra madre e io non ci credevamo. Lo studio dei segreti di quel pirata è l'ennesima avventura a cui dovrò rinunciare. E dovrò rinunciare a molto altro. Perdonatemi. Lo sfogo di un'anziana. Ecco.
appartiene a voi quanto a me. Chissà, forse un giorno finirete ciò che lei aveva iniziato. Ma guarda un po'. Sì, ecco. Possiamo andare, vero? Parlerò io con la polizia. Siete riusciti a entrare? Non avrete problemi a uscire? Sì. Ecco. Grazie. Scusi il disordine. Dai, Nathan. Andiamo. Hai il cuore. Si sente bene? Porca troia. Che merda. Se per lei è per loro. Ehi. Sam. Signora, la polizia. Tutto bene? No. Aspetta, dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo tagliare la corda. Non possiamo abbandonarla. Non c'è nulla che possiamo fare. Ok, dobbiamo scappare se gli sbirri ci trovano qui, eh. Signora. Nathan, dobbiamo andare. Subito. Ah, merda. Finestra, finestra, dai. Ok, tu vai di sopra, tu vieni con me. Aspetta. Dove va? Dove sta? Arriva. Ci arriva. Ci arriva, ci arriva. Merda. Occhio. Niente dai ragazzi lì. Ma ci ho. Via, scappa un po' io. Fermi, maledizione! Via, non la pensi nel culo, via. Fermi, per Dio! Torna qui! No, invece no. Ancora no. Ah, accidenti, la miseria. Loro stanno lì e ti guardano, che ti vengano addosso. L'hanno fatta. Pensavo alla fine almeno uno dei due veniva preso, invece. Dovremmo avercela fatta. Che dici di fermarci a prendere fiato? Che nottata, eh? Che nottata. Quella signora. Ehi. Ehi, stammi a sentire. Non è stata colpa nostra.
Insomma, la signora era malata. È giusto starci male, ma non potevamo impedirlo. E ora che facciamo? Non posso tornare all'orfanotrofio. E tu non puoi tornare al lavoro. Non torniamo. Certo. No, dico sul serio. Scappiamo da questo posto e andiamo il più lontano possibile. Sì, e la polizia non ci troverà mai. Beh, suppongo cercheranno Nathan e Samuel Morgan. Sì, siamo noi. Se non lo fossimo? Nathan, prima alla villa, eri ferrato su quegli argomenti quanto quella povera signora. Ecco, ho sempre saputo che eravamo destinati a qualcosa di grande. Ma fino a stanotte non avevo capito cosa. Ma questo, l'opera incompiuta di mamma, è la nostra occasione per iniziare una nuova vita, con una nuova identità. Che stai dicendo? Conosco dei tizi e sono bravi con i documenti. E il nostro nuovo nome? Per mamma, Sir Francis Drake aveva degli eredi. Chi siamo per negarlo? Dici sul serio, non è vero? Nathan, siamo nati per questo. E ti prometto che tu e io, insieme, faremo strada. Che te ne pare? Nathan Drake. Te ne rendi conto di... E da lì è cambiato tutto. Siamo diventati esploratori, avventurieri, soprattutto ladri. Aio. Cerca di stare fermo. Ma non era in, tra virgolette, come ho detto, per lo Zancoma. Però aveva una bella botta e mentre era lì si era tornati nel passato. Mi riferisco al discorso iniziale che ho fatto all'inizio, diciamo, episodio. Quando ho creduto di averlo perso. Non hai più voluto parlare di lui. Qualcosa del genere. È tutto. Ora sai tutto. Con te dubito che si possa sapere tutto. Ma è già tanto. Vorrei sapere che pensi. Penso che tu sia fortunato perché ti ho trovato appena in tempo. Già. E per fortuna non hai perso una gamba o altro. Sarebbe stato un bel problema portarti via da qui. A proposito, come mi hai trovato? Oh, è stato facile. Ho seguito il rumore dei proiettili. Come sei arrivata fin qua giù? Ah, certo. Mi senti, Sally? Ehi, su, caro. Lui come sta? Oh, sai, un po' ammaccato, ma è ancora vivo. Ordinaria amministrazione. Ora non ci resta che salvare l'altro Drake. Che vuoi dire? Te lo spiega Nate. Vecchio mio, è bello averti qui. Non potevo mancare. Che è successo a Sam? Rafe l'ha preso. Merda, sai dove sono? Sì, sono diretti alla punta nord dell'isola. Cerca un posto in cui atterrare da quelle parti. Una volta liberato Sam, dovremo andarcene in fretta. Ricevuto. Ehi, è il tesoro? Scordatelo. Non ci serve. Ma Alcazar? No, non esiste nessun Alcazar. Sono tutte cazzate. Cioè, quindi il debito e... E la fuga? Sì, Sam si è inventato tutto. Che stronzo, vero? Senti, ti spiegherò tutto appena saremo insieme, ok? Sì, non vedo l'ora. Ah, e state attenti laggiù. Ci conosci? Fai a cambio?
grazie. Di niente. No, intendo... Grazie che mi hai salvato. Di nuovo. Ho rischiato di non farcela. Già. Andiamo. Ho trovato un veicolo. Siamo diretti al versante settentrionale dell'isola. Allora, come di consuetudine, lo dico sempre. Con l'inizio di un nuovo capitolo finisce l'episodio. Finisce appunto il capitolo precedente. Grazie. Insomma, e quindi niente, per quanto riguarda questo episodio e il capitolo di prima, ovvero i fratelli Drake, in questo caso ovvero il 16°, diciamo che è tutto. Quindi niente, non mi resta che salutarvi e vi consiglio, tra virgolette, di guardare i prossimi episodi per sapere come andrà a finire questa storia, che è sempre più misteriosa, incasinata, anche se vabbè, meno male, è abbastanza semplice da capire, e niente, è anche carina. Quindi niente, vi saluto e vi aspetto. Ciao!